È una scelta che viene usato anche nelle fabbriche per l'allontanamento dei colori. Un applauso a Diablo! Adesso si prepara al centro Maria Antonietta con il suo EOS. Un applauso a Maria Antonietta. Allora, tutti i rapaci che vedete in mano tutti i falconieri non vengono catturati in natura, quindi se trovate per caso falchi feriti, chiamate la forestale o il centro di recupero. I nostri falchi vengono acquistati in cattività e vengono comprati e allevati da piccoli. Un applauso a Leo e Maria Antonietta. Adesso signori, Michele si sta preparando perché al centro della piazza arriverà un gufo reale. Allora Mellino è un esemplare, è la prima volta oggi che cercherà di volare in mezzo a tante persone. Michele, dopo tante ore di addestramento, è riuscito a fargli capire che il falconiere è un amico. Guardate con Allora, ora vi faremo vedere una simulazione di addestramento, così capite anche qualcosa. Quando arriva il falco a casa, il falco non è addestrato, addirittura non sta nemmeno sul pugno. Allora il falconiere, dopo diversi giorni di ammanzimento, ore, comincia a, lo posa su un blocco e comincia a stimolarlo facendolo venire al pugno. Il gufo reale. Con un premio, un piccolo premio. Quella che vedete, quella volgarmente chiamata corda, ma per noi falconiere è una filagna, è quello che fa il falconiere non appena si fa. Perché va a fondere? Il gufo reale è il più grande rapace notturno europeo. La sua apertura alare può raggiungere quasi 2 metri di lunghezza. È un abilissimo predatore, non solo perché è in grado di volare in assoluto silenzio, grazie alla sua forma delle penne, ma anche per il perfetto mimetismo. Allora qui dobbiamo fare davvero un po' di silenzio. Come prima volta, vediamo un po'. Bravissimo Michele con il suo Merlino. Ringraziamo Michele, salutiamo Michele con un grande applauso. E ora si prepara Nicola con il suo Diablo. Adesso Nicola attenderà, cercherà di far ghermire una finta preda al volo, al Diablo. Noi non facciamo fare niente di strano ai falchi, quello che fanno in natura, perché la falconeria è caccia. Noi facciamo semplicemente delle dimostrazioni di addestramento. Osservate la mano destra di Nicola, lancerà una finta preda in volo e il falco cercherà di ghermire quello che avviene in volo e in natura. Devi stare cucinando. Oppla! Oppla, è sceso a prendersi il suo premio. Un grande applauso a Diablo! E poi la lancia e poi lo uccide con gli artigli e usa il becco per strappare la carne.
La massima espressione di potenza di un falco sono gli artigli. Un applauso a... Adesso abbiamo bisogno di una bambina volontaria. C'è una bambina o un bambino? Da me, vieni qua, vieni qua. No, tu. Come ti chiami? Quanti anni? 10. Facciamo un applauso a Donato perché sarà falconiere per una sera. Adesso rimani con Maria Antonietta che ti spiega un po' quello che devi fare. Nel frattempo Maria Antonietta aspetta, dopo. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la gente nei confronti dei rapaci e sfatare le assurde paure su di loro. Infatti interveniamo nelle scuole, nelle riunioni con i cacciatori, con nei convegni con l'agricoltura, per far capire l'importanza che rivestono i rapaci nell'ecosistema e per la tutela della biodiversità. Facciamo un po' di silenzio. Senti odore di carne. Facciamo un po' di silenzio. Adesso torna. Torna sulla mano del vino. Guardate che non è semplice. Molti dicono, dammi il guanto a me, ti faccio vedere come viene. Avete visto? Ci vuole tanta pazienza. Ovviamente EOS è stato addestrato proprio con i bambini per poter fare questo. Aspetta, ma aspetta, fatti vedere tu. Un applauso! Allora, ti vieni qui, ti regaliamo. Dove sei? Falconiere. Falconiere, vieni qua. Ti regaliamo una penna del falco, non gliel'abbiamo strappata, il falco è in muta, quindi cadono le penne, gliel'abbiamo regalato. Facciamo un applauso al giovane falconiere. Adesso Nicola lancerà contemporaneamente un altro Harry in volo. Allora li faremo volare due falchi contemporaneamente. Guardate come ogni falco riconosce il proprio falconiere. Facciamo un po' di gatteca con sugarini da chiedo. Diamo la rientrata, un applauso anche a EOS, un grande applauso. Allora signori, la nostra esibizione di addestramento finisce qui, i nostri falconieri rimangono a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda o informazioni sui rapaci, siamo a vostra disposizione. Ricordiamo il nostro sito www.deartemelandi.it e ringraziamo l'associazione Brigata per Caso, facciamo un grande applauso che ha permesso questa magnifica festa. Rimanete qui, non vi muovete. Non ci muoviamo.
Allora signori, alcune ragazze di Loria, facciamo un applauso perché sono giovanissime e si diranno una danza medievale. Ancora un applauso. Buonasera, siamo in compagnia del presidente dei Falconieri di Melfi. Sì. Allora, innanzitutto benvenuti a Lauria. Grazie mille. Allora, come sta procedendo la serata? Abbiamo visto già delle esibizioni dei falchi che hanno sorvolato più volte Piazza del Popolo. Sì, è stata una dimostrazione di addestramento dei rapaci. Noi ci teniamo a dirlo che noi non facciamo spettacoli di falconeria perché in realtà non esistono. Esistono solo delle esibizioni, delle dimostrazioni di addestramento, è quello che loro fanno naturalmente, senza fargli cose differenti da quello che fanno in natura. Sì, diciamo che a Melfi è la culla della falconeria, proprio con il nostro associazione si chiama De Arte Venandi e del famoso trattato di ornitologia scritto da Federico II. Ricordiamo che la falconeria è strettamente legata alla caccia, lei lo ha detto anche prima. La falconeria è caccia, è solo caccia la falconeria. La falconeria, noi andiamo a caccia durante il periodo invernale, perché la falconeria è comunque legata alle norme vigenti per quanto riguarda la caccia, per cui i periodi venatori vanno rispettati, le giornate e tutto. Il falco è considerato un'arma a un solo colpo, per cui c'è bisogno del porto d'arma, licenza di caccia, tutte queste cose qua. Come si fa a tenere nel corso dell'anno i falchi sempre allenati? Purtroppo questo è un problema, noi li dobbiamo far comunque volare, però non gli dobbiamo far ghermire delle prede, perché questa rappresenta un'azione di caccia, per cui potremmo incorrere delle sanzioni. Però da adesso sta un po' cambiando le cose, perché proprio dal mese di ottobre la falconeria è diventato patrimonio immateriale dell'UNESCO. Allora sicuramente c'è una maggiore protezione, perché la falconeria moderna, il falco caccia per sé, non è che noi andiamo a caccia e la preda ce la prendiamo noi, la preda che il falco prende se la mangia lui, per cui è l'istinto naturale che lui fa, niente di normale. Quali prede mangia di solito? Allora purtroppo le prede non ce ne sono più, quindi diciamo che quando noi li portiamo a caccia le immettiamo noi, fagiani, starne. Una volta i nostri boschi erano pieni di selvaggina, adesso purtroppo è rimasto pochissimo, anche per questo molte specie si sono estinte e noi cerchiamo di tutelare proprio la falconeria, i falchi, in modo da non fare in modo che alcune specie restino ancora in vita. Esistono degli allevatori che fanno addirittura inseminazioni artificiali per tenere in vita alcune specie. Qual è la realtà
di questo vero e proprio movimento a Melfi? Vi sono più gruppi? Sì. E il suo gruppo di quante persone, quanti soci è formato? Noi abbiamo un folto gruppo, noi ogni anno facciamo una scuola di falconeria, quindi vengono da noi, vengono da tutta Basilicata e Puglia a fare i corsi di falconeria, anche dalla Campania. Fra un mese apriremo un centro di recupero, proprio un parco naturalistico, e quindi cercheremo di portare avanti. Esistono anche altri gruppi a Melfi, non è che siamo solo noi, però ecco, è possibile infine presentare questo falco? Mi pare abbia un nome. Sì, mi pare. Questo falco si chiama Diablo, è una boiana di Harris, un falco texano che, se voi lo guardate bene, rappresenta il simbolo dell'Allen Davidson. Quindi è un falco di basso volo, è un falco che in natura caccia sui cactus. Lui principalmente si nutre di avicole, si nutre di topi, di molte specie. È molto adatto alla caccia nelle aziende per l'allontanamento dei colombi, perché è un falco molto docile e poi ha la caratteristica di poter volare insieme con altri. Quando noi facciamo, perché tra l'altro ci occupiamo proprio di bird control, li facciamo volare tutti insieme nelle aziende, in modo che i colombi si spaventano dalla presenza del rapace e si allontanano dai capannoni. Possono volare di notte? No, i falchi diurni non volano di notte, i falchi notturni, i rapaci notturni volano di notte, però i notturni non vengono usati per la caccia, ecco. Quindi è solo per far vedere, perché il problema molte volte è anche sensibilizzare la gente e confronti dei rapaci, perché molti li trovano, li mettono nelle gabbie, noi invece cerchiamo di far capire che sono degli animali che devono stare in natura. Se vengono trovati feriti devono essere portati nei centri di recupero, affidati al Corpo Forestale dello Stato, in modo che comunque si cerchi di salvaguardarli. Quanti anni ha un esemplare? Questo esemplare? Tre anni che sta con Nicola, e tutti i giorni lui lo fa volare, tutti i giorni lo addestra. Quindi si crea anche un rapporto stretto si crea proprio una grande simbiosi tra il falco e il falconiere. E la vita media di un falco di questo tipo? Allora, in natura loro vivono 6-7 anni, in cattività riescono a vivere fino a 15 anni, più del doppio, perché un discorso anche di noi li facciamo mangiare tutti i giorni, li facciamo mangiare della carne buona tutti i giorni. In natura, stando a mangiano animali, magari non trovando niente da mangiare, mangiano animali morti e quindi possono ammalarsi più facilmente. Poi stesso le avversità del climatiche portano a farli ammalare più facilmente. Questo falco con voi è il posto più lontano che ha sorvolato, qual è stato? Ma noi ci chiamano un po' in tutta Italia, quindi facciamo diverse manifestazioni. L'ultima manifestazione siamo stati a Gioia del Colle. Adesso ci abbiamo cominciato. Lì vi sono altri falchi, lì vi è un aeroporto. Vi è anche un aeroporto militare legato. Purtroppo siamo stati là e ci raccontavano il fatto che stanno in guerra, quindi ogni mattina alle 4 la mattina c'era questi tornado che andavano, è un peccato. Però là ci sono una grande colonia di grillai e loro si trovavano, non dico d'accordo, però come siamo arrivati noi c'erano su questi grillai che andavano in giro, vedi, il territorio è nostro, vi dovete andare da qua. E noi abbiamo subito sfoggiato. Benissimo, grazie e complimenti, grazie. Possiamo fare una foto un attimo? Chiedo scusa. Possiamo fare una foto? Ti fermo. Un attimo solo. Che possedeva, aveva dell'ottimo vino, vermiglio, cioè rosso e bianco, del quale se ne faceva vado. E ogni volta che ne tracannava una goccia, diceva: questo vino farebbe resuscitare i morti. Essendo il mese di agosto è molto caldo, questi emissari e Geristina tutte le mattine passavano davanti alla bottega, il povero cornaio, che aveva un cuore d'oro, pensò: io voglio far portare il mio vino, così si ricorda, facendo e tenendo ben presente che quel vino non era per i cervi, ma era per i polisi. Però
pensò, ma posso io, povero fornaio, invitare questi signori nobili? Non di certo. E allora, arguto com'era, trovò la soluzione. Pensò, saranno loro a chiedermi il bene. E tutte le mattine si posizionava davanti alla bottega con un secchio enorme d'acqua fresca, secchio lucido, e due bicchieri, tanto puliti e tanto lucidi, che sembravano una